Ciao ragazzi, allora oggi video prodotti, come sempre giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che ora vi mostro, quindi tutta la denominazione completa e quando vi mostro i prodotti finiti vi apparirà un link che vi rimanda all'altro video, al secondo esatto in cui parte la recensione del prodotto. Ho avuto un cavo di voce. Se lo cliccate questo video si interrompe e in una nuova pagina parte l'altro, quindi potete tranquillamente, se volete, ascoltare la recensione e poi ritornare a questo. Allora, iniziamo subito che già abbiamo perso i primi 40 minuti. Allora, prima di tutto ho finito questa crema della... scusate un attimo la luce... della Stenom, si chiama Reparation, è una crema riparatrice per piedi molto secchi e screpolati. Era da 30 ml, ovviamente l'ho spaccata per vedere di riuscire a recuperare gli ultimi residui. Poi ho finito una crema viso, questa non so se si riesce a leggere, della Extreme Anti-Età Botulif da 50 ml, che mi è piaciuta tantissimo anche perché aveva questo comodissimo coperchietto per non far entrare la polvere. Dovrebbero metterlo su tutte le creme. Poi ho finito della Revlon uno smalto trasparente, il numero 771 Clear. Veramente non è finito, si vede, è rimasto questo pochino, però ormai il pennello rimane a filo, per poterlo prendere dovrei iniziare a scavecchiare e a scavare, quindi non credo che sia il caso. Un altro smalto, diciamo, finito della Collistar, il Top Coat, quello nuovo, effetto gel e volume. Praticamente si è solidificato, non so se è impossibile da stendere, fa tutti i filamenti. Questo prodotto è stata una delusione, sinceramente. Dopo vi perché questo prodotto veniva in una confezione che finisco di recensire dopo, insieme a una penna per fare le nail art, ed è l'unica cosa positiva. Mi è costato, non mi ricordo, però più di 10 euro. Sinceramente me li sarei potuti risparmiare tranquillamente, perché è disgustoso. Cioè l'effetto è carino, però è terrificante. Poi sono passata da Kiko. C'erano in offerta delle salviette, c'erano delle cose in offerta. Io ho preso le salviette visto che... perché ci sono 700... ah sì, c'erano due scontrini, non mi riuscivo a raccapezzare. Comunque c'erano le salviette mani ad azione e va bene, igienizzante. A 1,90 euro, sono 20 pezzi se non erro, sì. Ne ho presi due perché tra un po' devo partire per la vacanza e sono un po' grossi effettivamente, però preferisco tenere, porterò uno alla volta in borsa invece di diversi pacchettini piccolini. Poi c'era lo sconto del 50, quindi mi è convenuto prendere. Allora ho buste dappertutto. Poi sono passata all'OBS e visto che mi era finito il Top Coat ne ho comprato un altro. L'ho preso della Debbie questa volta, il Nail Therapy della Debbie a 7,5 ml e l'ho pagato 4,90 euro. Domani inizierò a usarlo, speriamo che faccia il suo dovere, come si osa dire. Poi mia sorella mi ha portato da Roma, cioè lei abita a Roma, quando è tornata mi ha portato un pezzerino, questa, una lima della L'Oreal, di quelle in vetro. Domani la provo, chissà com'è, non ho mai utilizzato una lima in vetro, è la prima volta. Poi su Danone ho preso di nuovo il gommage crema per piedi, sempre della Stenom, che già l'ho usato l'anno scorso. Ancora mia sorella, un campioncino della Roche Posay Effect Duo, in italiano, trattamento anti-imperfezione curativo e purificante, testato su pelle e tendenza acneica. Sono quelle cremine che si mettono sul brufolo quando sta per uscire per poterlo seccare. Chissà, speriamo che sia buono.
poi mia cognata mi ha dato due campioncini del fondotinta minerale dell'Aleppo, Lepo, al burro di karité, olio di mandorle dolci e jojoba bio. Però credo che mi abbia dato dei numeri un po' troppo scuri, perché un 9 e un 10 non so a quanto corrispondono, perché non li ho visti, non li ho ancora aperti. Se sono troppo scuri, al massimo posso fare un contouring, se sono troppo scuri al massimo ci faccio un contouring. Ho paura, problemi a parlare. Poi, alla frenetica ricerca di riuscire a fare uno chignon con la ciambella da ormai anni, ho trovato un altro aggeggino. Prima l'ho provato a fare con il calzino rotolato e mi si vedeva, perché ho capelli molto sottili e fini, quindi quando vado ad aprirli, mi sono ciecato un occhio, e a sistemarli sopra l'aggeggino, mi si vede sempre non riesco mai a coprirlo bene, quindi provai col calzino, un disastro, perché si vede proprio il bianco. Ho comprato una, diciamo, di medie dimensioni, ma mi si vedono i capelli, in poche parole, e ne ho trovato uno veramente piccolissimo, l'ho preso da H&M, a 2,95 euro. Questo è veramente minuscolo. Cioè, questo qua, le ragazze che hanno i capelli normali lo usano per farsi lo chignon, quello là col codino qua sopra. Io lo devo usare per fare uno chignon normale. Speriamo che questo vada bene. Poi sono alla ricerca compulsiva di un bel ciondolo a forma di chiave e ancora non l'ho trovato. L'altro giorno stavo parlando con mamma ha detto: vedi che c'è una chiavina in argento che ci hanno regalato, è un oggettino da mostrare, cioè un oggettino d'argento, come si dice, una, oddio, help, un, vabbè, un'oggettistica da casa, la potresti sistemare e farti il ciondolo a forma di chiavina. Cioè la chiavina è questa, oddio se riesco, eccola qua. È bellissima, è argento, non è molto grande, cioè questo è il mio palmo della mano. Dovrei riuscire a inserire un gancetto, secondo me anche senza gancetto. Devo provare. Però è bellissima. Cioè, guardate la parte di sotto, è troppo bella. Così anche io ho il ciondolino a forma di chiave, che mi è sempre piaciuto. Poi sono passata da Decathlon e ho preso le ballerine, quelle da passeggio. Allora, si chiamano Baoma Soft Shell Girl camminata estiva. Io le ho prese, un attimo, ne posa almeno una. Le ho prese in grigio con la rifinitura azzurra. Hanno il doppio laccetto che va sul piede. Sotto sono in celeste, che si vede la parte posteriore della camminata, e avanti hanno un po' di gomma qui. Dentro hanno una camminata stracomoda, sembra una scarpa da ginnastica, veramente anche traforata e traspirante. L'ho presa per la vacanza, però ci potrei ballare e non accorgermene. Poi c'è questa parte imbottita per evitare che vi si vengano le vesciche, eccetera. Comunque l'ho pagata 29,95 euro. Sono straordinarie, magari l'anno prossimo, cioè appena ho una trentina di euro a disposizione, me ne vado a prendere un altro paio, magari nere, perché sono carinissime. Sotto i jeans stanno a Dio, anche quelli stretti a leggings, a me piacciono, poi a me la ballerina piace, sono un tipo sportivo, a nessuno piacciono, ad essere sincera, sono abbastanza coperte qua, ma io le adoro. Comunque si aprono al lato, così, e sono comunque... Guardate, sono elastiche, anche di qua c'è l'elastico. Ultimo acquisto del periodo, sono stata da Feltrinelli e di solito hanno i film in offerta, e ho preso Leonardo DiCaprio, The Departed, e quello là di Martin Scorsese. Sì, con Matt Damon, Jack Nicholson e
Mark, non lo so pronunciare il cognome di questo. Comunque 9,99€, 10€. E comunque Leo è il mio attore preferito, cioè proprio in pole position. Dopo, subito dopo c'è Johnny Depp e non potevo non comprarmi un film a questo prezzo.